Ciao a tutti e bentornati sul canale dello Spolab. Oggi parliamo di questo. È una mia vecchia realizzazione, ma link è qui sotto. Ma abbiamo fatto una modifica. Dopo la sigla, ricordate di iscrivervi al canale. Grazie. Bene, allora, un po' di tempo fa ho fatto questo braccio per supportare lo smartphone mentre faccio dei lavori, magari di precisione, qui sul banco da lavoro. In un precedente video, quello precedente a questo, ho pubblicato una considerazione su un array a LED che si trova da Cinesone, costa molto poco ed è ottimo per fare un LED ring, proprio per le macchine fotografiche oppure per queste situazioni. Oggi analizzeremo questa, quindi tutta la modifica che ho realizzato. Sono partito praticamente dal creare un supporto per questo array LED che io adesso vi faccio vedere. Ci metto qui sotto uno specchio in maniera tale che farò vedere come è fatto questo array, con lo specchio. Bene, tac, zan, l'accensione, ecco qua la luce che si crea. Lo spengo perché è fortissima. Togliamo lo specchio e torniamo a noi su come ho realizzato questo supporto. Allora, ho dovuto realizzare, usando come dima lo stesso array, utilizzando il fondo di un vecchio cassetto rimediato nell'immondizia, per davvero. Ho realizzato praticamente questi due dischi, uno già sta montato su e questo sarà per il prossimo video, per la macchina fotografica che mi sta riprendendo. Tracciati con l'array come dima, fatti anche i quattro buchi che sono in corrispondenza alle quattro galenite dell'array con quale l'array viene fornito. Ci ho fatto praticamente l'incrocio per poi utilizzare la segatazza per fare il foro, seghetto alternativo per fare il taglio, successivamente levigatrice da banco per raggiungere questo risultato. È il più grande lavoro che ho fatto, perché poi il resto si è trattato di inserire su questo supporto con dei distanziali l'array, in maniera tale che comunque la parte posteriore della piastrina di alluminio comunque dissipa calore, perché ne fanno poco, ma lo fanno e hanno bisogno di dissiparlo, anche perché qui sul banco da lavoro c'è il rischio che sia acceso parecchio. E poi collegamenti vari, ho aggiunto sul supporto precedente un disco di sempre rimediato tra i miei, quelli che faccio con la segatazza. Ci ho messo il driver che tira fuori una tensione di circa 90 volt e come congiunzione ho utilizzato questo interruttore sempre rimediato tra i miei rottami, che è un interruttore a pedale, però qui fa comodo perché fa anche da scatola. Altro disco supportato qui sopra, attaccato con semplice nastro biadesivo, perché poi questo qui ci dovremo fare manutenzione, quindi dovrò poterlo togliere quando servirà. E questo, ecco qua. Io sto sul banco da lavoro e, scusate, ecco qua. Vedete che luce che fa? Possiamo togliere anche questa, ma vedete, questa ormai è diventata ininfluente, no? Perché questo corrisponde a un faretto da 170 watt. Bene, non c'è altro da dire. Le fasi costruttive le avete viste in sovraimpressione. Nei link qui sotto e durante il video avete trovato i link ai due video che riguardano uno l'array che ho fatto da poco tempo, l'altro è quando ho realizzato questo supporto che ho già utilizzato per parecchi video, magari ve ne sarete accorti, insieme a questo supporto che è nuovo nuovo, che riprende il colore di fondo del mio logo, eh? Il buon caro vecchio USB, anche perché almeno ci si vede pure un po' di ordine, perché qui sopra questa tavolina, veramente questo banco da lavoro è veramente un disastro per il disordine che c'è, che regna. Ciao!
e ci vediamo al prossimo video, dove utilizzeremo quest'altro che ho fatto, ci metteremo anche, oltre a un'altra array che devo ancora comprare, ci metteremo anche un ritaglio circolare di questa plastica qua, che come potete vedere, vedete l'effetto che fa? Ok? È un diffrattore praticamente, e servirà per quando farò, praticamente utilizzerò la telecamera per farmi le riprese al volto, e così questi LED magari mi daranno meno fastidio, perché sono potentissimi. Ciao, rinnovo, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!